Ciao ragazze, finalmente torno con un nuovo makeup tutorial ispirato a quest'autunno e ai colori appunto di quest'anno che vanno di tendenza, quindi tutto sul marrone, color cacao, ecco, mi sono ispirata proprio a questi colori del cacao cioccolata. Spero che questo look vi piaccia, se è così mi raccomando seguite il tutorial e lasciatemi poi giù un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo look. Comincio dal primer di Avon e lo applico sulla palpebra, picchiettandolo a piccoli tocchi. Metto fin sotto le sopracciglia. Uso adesso un pennello a lingua di gatto grande che mi viene comodo sia per applicare il colore che per sfumarlo e prendo questo colore qui ed è un colore opaco. Lo applico su tutta la palpebra fin dove ho messo il primer. Prendo una matita marrone e vado a tracciare una linea non molto precisa all'attaccatura delle ciglia. Per fare questa operazione scegliete una matita molto morbida perché poi andrà sfumata. Io non l'ho messa fino all'angolo interno, parto da metà, anzi lascio un terzo di rima scoperta della matita e poi proseguo fino all'angolo esterno e non faccio nemmeno la coda. Con lo stesso pennello di prima la vado a sfumare verso l'esterno. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere un ombretto marrone opaco molto intenso, ne prendo veramente poco. Vado a creare un'ombra con un eyeliner nero sporco leggermente per non maciliare, lo applico proprio a piccoli tratti e con lo stesso pennello di prima sfumo. Adesso è il momento del mascara e sono contenta di aver ritrovato il mio amatissimo BB Lashes nella versione, questo qua, nero. Per questo trucco ne applichiamo in abbondanza. Io applico una prima passata, lascio asciugare il prodotto e poi ne applico una seconda un po' più abbondante. Una volta terminata la parte superiore degli occhi, vado con un pennellino da correttore a stendere un po' di fondotinta sulle guance dove sono arrossata e quindi mi dedico alla zona del viso adesso, quindi fondotinta qui in questa zona e anche da questo lato. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere il mio correttore rosa e lo applico dove ho le occhiaie. Nel frattempo vado a delineare il mio trucco occhi e nel frattempo riprendo il mio fondotinta, uso questo qua di Avon nella colorazione cream,
ormai sta finendo, quindi lo vado a prendere sempre con questo pennellino e lo applico direttamente sopra il correttore, e il resto di fondotinta che ho sul pennellino lo vado a mettere su altri punti critici del mio viso, così vado a correggere ma senza appesantire. Dove ho più rossori, e adesso con una spugnetta vado a tamponare dove ho messo il correttore, quindi nella zona delle occhiaie, e poi a sfumare tutto il resto. Dopo aver sfumato con la mia spugnetta tutto il fondotinta sul viso, sono andata a opacizzare tutto e fissare con un velo di cipria molto molto sottile in tutto il viso e un pochino più abbondante sulla zona del contorno occhi, giusto per fissare meglio anche il correttore, che è più pastoso. Adesso continuo a truccare la zona inferiore dei miei occhi, quindi prendo matita nera e la applico all'interno della rima ciliare inferiore. Prendo anche la matita marrone e la applico invece all'esterno. E con il mio pennello, l'unico che abbiamo usato in questo tutorial per il trucco degli occhi, vado a sfumare. Metto il mascara anche nelle ciglia. Per il trucco delle mie sopracciglia invece le vado a pettinare con questo giallo per sopracciglia, semplicemente senza riempirle, vado a pettinarle tutte verso l'alto, perché ho guardato molti trend per ora di queste sopracciglia e sono tutte comunque molto naturali e pettinate verso l'alto, quindi facciamo altrettanto. Per il viso invece lo scaldo leggermente con questo blush in perle di Avon, però come lo uso ho notato che applicandolo direttamente col pennello mi fa un effetto patacca, non riesco ad usarlo bene, quindi prendo la spugnetta che c'è all'interno e la vado leggermente così ad appoggiare sul viso, così. E infine col pennello la vado a sfumare per un risultato molto molto più leggero. Spero tanto che questo look vi sia piaciuto, se così mi raccomando mettete un pollice in su, e se arriviamo almeno a 100 pollici in su vi prometto che vi farò spesso tanti più tutorial trucco che me li avete richiesti, che vi sono mancati. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e su Instagram. Un bacio grande e alla prossima. Ciao!